tutti e ben arrivati o bentornati sul canale YouTube di lifeintravel.it. Oggi vi parlerò di una cosa un po' particolare, di una cosa che ho trovato per caso un giorno mentre facevo la spesa alla Lidl e nel dettaglio delle borse bikepacking della Crivid, proprio l'azienda che produce equipaggiamento e attrezzatura sportiva per Lidl. Le borse in questione sono una borsa manubrio, la borsa del telaio e la borsa sottosella, che in totale ho comprato per 39 euro. Prima di iniziare a parlarvi delle mie prime impressioni su queste tre borse, voglio ricordarvi che se non siete ancora iscritti al nostro canale lo potete fare direttamente sotto al video e in più potete anche attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutte le nostre pubblicazioni. Ma passiamo alle borse. Iniziamo dalla borsa da telaio. Al tatto si presenta resistente e alla vista graziosa. È dotata di una cerniera molto scorrevole, impermeabile e di cuciture ben sigillate. Inoltre sono presenti 4 attacchi, 4 strappi in velcro per fissare appunto la borsa al telaio della bicicletta. È una borsa non fatta su misura, quindi bisognerà valutare se può andare bene per il telaio della bici sulla quale si vuole utilizzare. Diciamo che sulla mia Genesis ci sta al pelo. È leggermente piccola e come potrete vedere non ha un gran volume, infatti l'azienda dice che può contenere fino a 2 litri di equipaggiamento. Le misure dichiarate dalla Crivid sono 40x5x10,5 cm. Quali sono le prime impressioni su questa borsa? Beh, come vi dicevo, al tatto sembra resistente e anche impermeabile, però dopo un primo montaggio sulla bici ho notato alcuni difetti. Per esempio, le cuciture che collegano la borsa stessa all'attacco a velcro sono abbastanza fragili. Già cercando di tirare la borsa, di fissarla al meglio, si notano, sono sotto tensione, quindi non so quanto dureranno. Inoltre le due chiusure a strappo nella parte superiore sono dotate di due parti in velcro che non hanno la stessa dimensione. Una volta che si fissa la borsa al telaio della bici si rischia, soprattutto nei casi dei telai più stretti, magari in acciaio, si rischia di non riuscire a fissare bene la borsa stessa e quindi di avere una borsa che continua a muoversi, che non è ben salda. Un dettaglio positivo è invece che all'interno della cerniera si trova una piccola tasca extra in cui io ho per esempio inserito l'action cam e quindi diciamo che quello che verrà inserito in questa tasca rimarrà isolato dal resto della borsa, ma comunque protetto da intemperie o agenti atmosferici. Io nel resto della borsa poi ho infilato la pompa e gli attrezzi di prima riparazione. La seconda borsa acquistata è quella manubrio, che secondo la Crivid ha un volume di circa 10 litri. La borsa è composta da due parti, il guscio esterno, che non è impermeabile, ed è attaccato alla parte interna, invece impermeabile, attraverso del velcro. Quindi è facilmente staccabile anche per essere lavata o per essere, diciamo, montata in diverse posizioni. Poi la parte esteriore, il guscio esteriore, verrà chiuso, potrà essere chiuso con questi due attacchi regolabili. Le chiusure strappo posteriori, quelle che verranno applicate al manubrio e alla pipa del manubrio, sono estraibili, ma non ho capito bene il motivo, perché comunque non ci sono altre asole in cui infilarle. La parte interiore della borsa, quella impermeabile, è richiudibile con la chiusura a rotolo, quindi in base a quanto la riempiremo si potrà chiudere più o meno bene. La parte interna è in poliestere e risulta sempre abbastanza spaziosa. Io ho inserito per ora il mio piccolo sacco a pelo estivo e la ventina. Come tutte le borse da manubrio bikepacking, può presentare problemi nell'attacco al manubrio a causa dei cavi esterni.
Però diciamo che nel mio caso sono riuscita ad attaccarla abbastanza facilmente con le due chiusure superiori, mentre la chiusura della serie sterzo, quella che andrebbe sulla serie sterzo, a mio parere risulta un pochino corta e quindi non si riesce a far aderire bene la bici al manubrio e a fissarla in maniera adeguata. A una prima occhiata comunque la borsa sembra resistente e anche questa, come dicevo prima, è impermeabile. Poi bisognerà testarla sotto un bel acquazzone o nei fanghi primaverili. Le dimensioni dichiarate dalla Crivit sono 49 x 15 cm. L'ultima borsa della Crivit che ho acquistato è la sottosella. La sottosella che secondo l'azienda ha un volume di circa 8 litri. È dotata di un attacco alla sottosella con sempre il velcro e poi i due attacchi alla sella. Il sacco interno di questa borsa sottosella è impermeabile e ha chiusure sigillate e la chiusura principale è a risvolto come quella della borsa a manubrio. L'interno è azzurro e in questo caso l'ho riempita con il cambio per trascorrere una notte fuori casa. La parte anteriore della borsa sul lato è provvista di due pannelli in plastica che servono a dare un po' di rigidità in più alla borsa. Ad un primo montaggio sulla bici ho notato che le cinghie di regolazione della chiusura risvolto sono facilmente regolabili, quindi queste non creano assolutamente problema, mentre le cinghie di attacco della borsa al sottosella non sono facilmente regolabili. Le dimensioni della borsa sottosella della Crivit sono 58 x 29,5 x 14 cm. La borsa al tatto risulta piacevole e anche il materiale sembra di ottima fattura, ma ovviamente per valutare l'usura ci vorrà un test più approfondito. Queste sono solo le mie prime impressioni perché non ho ancora avuto modo di provarle. Ora però, visto che ho avuto l'occasione di usare negli scorsi anni e anche adesso due altre borse di un'altra azienda americana che vende appunto borse bikepacking, anzi che è stata la prima a creare le borse bikepacking, perché sto parlando della Revelate Design, e vorrei mettere un attimino a confronto la borsa manubrio e la borsa sottosella di queste due aziende. Quindi una borsa della Crivit che costa 12,99 euro e una borsa della Revelate che costa più o meno tra gli 80 e i 120 euro, quindi quasi 10 volte tanto. Ecco le due borse, quella della Crivit alla mia destra e quella della Revelate Design alla mia sinistra. La prima differenza che si nota è sicuramente la presenza nella Revelate di un guscio estraibile, un guscio protettivo della borsa interna dove poi vengono riposte le nostre cose. E tra l'altro questa protezione mi è servita quando ho usato la borsa su una mountain bike full, perché utilizzando anche la forcella posteriore la sella si abbassava e la borsa sottosella andava a sfregare sullo pneumatico e quindi questo guscio protettivo si è un po' danneggiato, si è un po' grattato, ma ha protetto la parte interna della borsa, quella dove erano presenti le mie cose. Invece in quella della Crivit non è presente alcun guscio. Quindi nonostante ci sia la parte in plastica protettiva, se si gratta sullo pneumatico si rovina l'intera borsa. Un'altra cosa che vabbè salta subito all'occhio è la presenza nella borsa della Revelate della valvola per permettere all'aria di uscire e quindi per comprimere al meglio la borsa prima di la borsa interiore per infilarla appunto nel guscio esteriore. Ovviamente nella Crivit, essendo un oggetto unico non estraibile, non è presente un accessorio del genere.
Poi comunque anche la Krivit non si presenta in malo modo, ha questa, come dicevo prima, il cordoncino per trasportare magari i sandali e altri piccoli dettagli che, vabbè, ovviamente in confronto a quelli della Revelate sono minimali, ma comunque diciamo che a una prima occhiata si difende abbastanza bene. Ecco, prima non ho detto che ad una prima applicazione, ad un primo fissaggio sulla mia bici, ho notato che la borsa si muovesse un po' troppo per i miei gusti, non fosse veramente fissa, come invece accade nel caso della Revelate. Non avendo la borsa da telaio della Revelate, non posso fare un confronto con quella della Krivit, però posso farlo per quanto riguarda la borsa da manubrio. Beh, la mia borsa della Revelate è molto più ampia di quella della Krivit, ha un volume veramente maggiore, e la prima cosa che salta all'occhio come differenza è la possibilità di aprire la borsa da entrambi i lati, sempre con una chiusura risvolto. In più, gli attacchi al manubrio sono dotati di alcuni spessori in gomma che permettono di regolare meglio la chiusura e anche di proteggere il telaio da eventuali sfregamenti. Poi, una volta riempita, la Revelate ha la parte, questa copertura nella parte superiore, dentro la quale si possono infilare altre attrezzature, come per esempio mi vengono in mente un sacco a pelo leggero o una maglia. Beh, decisamente un'altra cosa, però diciamo che anche la Krivit, per il prezzo che ha, che ricordo di 12,99 euro, si difende bene. Ecco, l'unica cosa che mi lascia un pochino perplessa è la presenza di questi attacchi, tra l'altro estraibili, decisamente corti e non so, un pochino delicati all'apparenza. Sicuramente un test più approfondito potrà rispondere a molte più domande. Tirando un po' le somme, ti dirò che sono davvero curiosa di provare queste borse della Krivit quando sarà possibile pedalare ancora. Un po' perché così a prima vista le prime impressioni sono sicuramente positive, anche se hanno qualche nota negativa, qualche diciamo mancanza sulla capacità degli attacchi, a mio parere. Però sicuramente un test su strada con borse cariche e magari un pochino di sterrato potrebbe rispondere a molte domande. Sicuramente per un utilizzo su asfalto non presenteranno grandissime problematiche, ma visto che noi amiamo anche lo sterrato, un test più accurato è assolutamente d'obbligo. Quindi a conti fatti sappiamo di aver speso solo 39 euro e di essere in possesso di ben 3 borse da bikepacking utilizzabili per un'uscita di uno o più giorni, questo è da vedere poi in un test più approfondito, però abbiamo speso solo 39 euro. E quindi anche se poi dopo un anno non saranno più in grado di accompagnarci nelle nostre avventure, sapremo quello appunto che abbiamo speso. Intanto penso che siano un buon acquisto per provare ad avvicinarsi a questa tipologia di cicloturismo più leggera, appunto al bikepacking, e vedere se è quello che fa per noi. Alla prossima, ciao!